Caffè. Ammazza Caffè. Reaction al secondo episodio di WandaVision. Attenzione, stavolta il logo non è tornato in bianco e nero come nel primo episodio. I capelli perfetti, lei, anche se stava dormendo. Tra l'altro sì, i letti separati come si usava negli anni 50. Dai, questo è palesemente un richiamo a quella serie TV dove la protagonista era quella strega che faceva le magie muovendo il naso. E la sigla era fatta così, in stile cartunesco. Bellissimo. Commovente. Io posso solo immaginare quanto si siano divertiti a girare questa questa sitcom. Finalmente vediamo anche l'esterno della casa. Oh, c'è qualcosa che non è in bianco e nero. Deve essere l'elicottero del trailer. È proprio l'elicottero del trailer. La domanda è, noi vediamo il video in bianco e nero e quell'elicottero colorato, ma lei si rende conto che quell'elicottero è diverso? Cioè lei non vive in un mondo in bianco e nero, lei non vede il mondo in bianco e nero. Quindi chissà come lo percepisce lei quell'elicottero, perché comunque lo stava guardando come se fosse qualcosa di strano. Poteva anche essere uno sguardo del come c'è finito qui questo elicottero. Noi non abbiamo bambini. Che sguardo era? Esisteva già il Rotary Club a quei tempi? Sei una setta. La stessa cosa che stavo pensando io. Infatti. Ma è una riunione di pettegolezzi. Oh my god. No, bellissimo. Attenzione! Il sangue è rosso! Strucker come il barone von Strucker. Fatto in Svizzera, Hydra! O Hydra! Ma un robot così sofisticato come Vision si intrippa così tanto per una gomma da masticare nei meccanismi. Ma e poi lui non può trapassare le cose, non può togliersi la gomma da masticare da dentro. L'ha fatto anche con il suo boss nello scorso episodio. Ma perché è tipo ubriaco? Che cosa c'entra? Wow! Beh, nessuno l'ha vista comparire dopo la corda, visto che prima non c'era. Ma deve far comparire un'altra corda per il pianoforte. Ma è bellissimo questo spettacolo. Ma infatti lui lo stava suonando poco fa, com'è possibile che... Comunque lo spettacolo è bellissimo. Sta rischiando di essere scoperto. Cosa c'entrano gli specchi? Non ha senso questa cosa. L'armato dei clisteri.
Le tipiche battute. Ma se deve ancora entrare. Come trasformare uno spettacolo di magia che loro si erano preparati serio in una, in uno spettacolo di cabaret. Perché è rovinato? È nato anche meglio di come lo avevano previsto loro. Quelle sono le coppette di plastica che vendono dai cinesi a 3 euro. Dove tu puoi scrivere col pennarello tanti auguri papà, sei la mamma migliore del mondo. Così. In 10 minuti. La scena del trailer dove esce quello con... un apicoltore? No, come no? Chi era quello lì? Si è colorato. Cacchio. Cavolo. Cavolo, voglio vedere i prossimi. Ha aggiunto solamente altri interrogativi, non ha risposto a nulla. Quello che evince da questi due episodi è che lei non è nella nostra... loro due non sono in una realtà, ma questo già l'avevamo capito dai trailer. Però quello che mi sto chiedendo io è... ce l'hanno messa oppure lei che si è rifugiata in una, in un'altra realtà? Secondo me è possibile che lei si sia rifugiata in un'altra realtà e qualcuno voglia tirarla fuori, però c'è anche qualcuno che li sta monitorando, come alla fine del primo episodio si è visto qualcuno col telecomando che stava guardando, come se stesse guardando l'episodio della sitcom. Però quando lei ha visto spuntare quell'apicoltore dal tombino è come se avesse capito chi fosse e abbia scelto di non vivere quella situazione. Ha detto no ed è tornata indietro nel tempo e ha cambiato il finale dell'episodio. Ma chi era? Dalle indiscrezioni sappiamo che c'entra la SWORD, però in che modo? E soprattutto c'è un altro interrogativo. Questo che stiamo vedendo, quando è ambientato? Dopo lo schiocco di dita di Thanos? Quindi quando Vision era già morto e magari lei si è rifugiata in un'altra realtà in cui ha ricreato Visione? Oppure è ambientato prima di tutta la saga di finale di Thanos, in cui loro comunque erano andati a vivere, se non sbaglio, in Scozia, per i cavoli loro? Non lo so, voglio solamente aspettare il prossimo episodio perché ne è valsa la pena aspettare. Da come è alta la qualità potrebbe essere tranquillamente un film. Quindi fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, se l'avete vista, quali sono le vostre teorie e le risposte possibili alle mie domande, alle mie ipotesi. Noi ci vediamo al terzo episodio di WandaVision, che credo sia la prossima settimana. Ciao, buona serata!